Buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Giornata speciale, allora. Specialissima. Ah, no, buono, che allora siamo tutti quanti in effetto ritardo. Benissimo. Che sia di mise che volessi mettere stasera? Ma sicuro non vuoi venire con noi, che stai di tanto... Mi serve lo shooter, perché non posso rimanere bloccato nel caffè, ne fanno quasi le cose. Meno della tradizione, salti in bocca. Ok. Inizio proprio, inizio che la tradizione è una sfida di avversione. Enzo Coccia, nasce a Napoli, in un quartiere popolarissimo a ridosso di Piazza Garibaldi, nella Duquesca, o Maddalena, come si vuol dire, tutto un detalo di vicoli alle spalle della statua di Garibaldi e della stazione centrale. Mia nonna c'aveva una trattoria, credo che abbia aperto quel locale intorno al 1910. Mio padre è nato il 1932. Il locale esiste ancora, si chiama Fortuna, come il nome della nonna. Qui, ciao Patrizio. Ma non è una pizza, Patrizio? Una margherita. Bella figliola ca, tu che ti chiami Rosa, che bello nome mamma tata misa. Ed eccoci qua nella pizzeria storica della mia famiglia. Io ricordo che ero piccolo, è il periodo più brutto che è stato passato in questo locale, è stato il 1973. Era un anno terribile, un famoso anno per la grave epidemia a Napoli del colera. E in questo quartiere, nella Duquesca, un quartiere popolarissimo, mio padre ebbe l'intuizione di eliminare la trattoria e lasciare solo la pizzeria. Quindi precedentemente questo locale fu aperto dalla nonna come trattoria. In questa piazza si fermavano i bus che venivano dall'Abruzzo, da Basilicata. È stato un locale fulcro della ristorazione popolare di quel periodo. Io mi ricordo che ero piccolo, cioè avevo 8-10 anni e vendevo le pizze fuori a quel banco. Il mio posto era quello là che adesso è di Patrizio. Si cominciava a dare la voce, adesso non si utilizza più, è un modo per richiamare l'attenzione quando escono le pizze calde all'esterno, quindi si dava proprio la voce, tenga cavolo, yam, che bullente. Un modo di voce del mercato, perché qua siamo in una zona prettamente commerciale dal punto di vista di mercato popolare. La mia giovinezza l'ho trascorso qua, ho avuto una piccola parentesi quando sono fatto il corso ufficiale nell'80 ho fatto il corso allievo ufficiale in accademia, poi ho capito che quello non era il mio futuro. Il mio futuro era la pizzeria, era la pizza. In questa pizzeria siamo cresciuti io e i miei fratelli. Due miei fratelli stanno in Spagna, un altro gestisce questa pizzeria. Io ho deciso poi di prendere una strada mia. Diciamo che la pizzeria di famiglia mi andava stretta, forse perché già era tutta avviata. Ho iniziato un percorso nuovo in un'altra zona di Napoli. E ho aperto il 25 giugno del 1994 la notizia. E è stata difficile la notizia perché in un posto non commerciale. Però è stato un mio percorso. Io poi credo fondamentalmente una cosa, che è vero che la pizza ha origini popolari e nasce nella bottega o
nel laboratorio, se adesso lo vogliamo chiamare laboratorio, o la buteca, e va venduta verso l'esterno. Poi man mano, con l'unificazione dell'Italia, sono diventati il locale tipico pizzeria napoletana. Ma la maggior parte, noi non ci dobbiamo dimenticare che fa parte di cibo di strada. 45, allora questo è il mio vero e proprio mestiere, perché io nasco venditore, poi divento fornaio e poi pizzaiolo. Allora, questo è proprio il mio mestiere proprio. Si prendono due fogli di carta, di quelli là popolarissimi, economici, si prende la pizza in questo modo, la si piega in questo modo, si toglie il pezzo di carta da centro, si rigira in questo modo. Questa è la cosiddetta pizza a portafoglio che viene venduta per le strade. La capacità di mangiare la pizza a portafoglio è così che tutto il centro della mozzarella e del pomodoro non deve scorrere sotto, non deve grondare, ma bensì deve rimanere a centro. Se la pizza è fatta bene, quindi sottile, è una godura, sono quattro strati di pasta che tu ti mangi con il centro della mozzarella. Ho scelto questo nome della notizia perché ero molto legato al film di Orson Welles, Quarto Potere. E il potere della notizia è molto più importante della notizia stessa. Diceva più o meno l'editore al cronista quando parlava di questo. E questo mi ha colpito così talmente tanto che io un giorno dissi, vabbè, aprirò una pizzeria che si chiamerà La Notizia. Il potere della pizza, della notizia, è importante più della notizia in sé per sé. Quindi il potere della pizza, della notizia. Io in questo percorso credo che la pizza napoletana sia l'espressione reale, non fantomatica, di un territorio, nel senso che praticamente su questo disco di pasta con il pomodoro sopra c'è la storia di questa città. Attenzione! Sieda, sieda! La mia famiglia è nata e ha operato nel quartiere del centro storico in cui ci troviamo ancora oggi, che sarebbe il quartiere di San Gaetano, a due passi da San Gregorio, dalla zona universitaria, dagli inizi degli anni 30. La particolarità della mia famiglia è quella che i nonni fondatori poi della pizzeria hanno avuto 21 figli, di cui papà, che è il 19esimo, uno degli ultimi, tutti quanti operanti nell'attività, diciamo, familiare, che è quella della pizzeria. Per poi, appena raggiungevano l'età giusta per poterlo fare, andarsene al nord Italia o addirittura all'estero, dove era più facile essere riconosciuti o avere possibilità di sviluppo, degli sbocchi. Sì, erano tutti pizzaioli, addirittura le donne, tra cui Zesterina, la famosa Zesterina che io ci ho tenuto a mettere sul menù perché lei era la prima dei 21 figli, e addirittura le donne operavano nelle pizzerie come se fossero dei maschi, diciamo, voglio dire, avevano anche loro il loro ruolo e lo facevano pure bene. Una mia zia Adriana, che non voleva farlo, è andata a Trieste dicendo no, io farò altro, e si è sposato un pizzaiolo. Quindi significava proprio il destino di tutti dovesse comunque arrivare là. Si ha fatto intensi sacrifici sia per l'attività e sia per crescersi tutti i 20 fratelli e sorelle che aveva. Quindi ha avuto questo doppio ruolo, ha sacrificato la propria vita, non si è sposata ed è stata onnipresente nella pizzeria fino a poco tempo fa. La regola fondamentale, che io ritengo sia indispensabile, è quella di essere presenti nel locale, curarsi dall'A alla Z
la preparazione della pasta, le ore di lievitazione, l'approvvigionamento delle materie prime, lo stato del forno, se è lesionato, se è in buone condizioni, se no, il buon funzionamento di una canna fumaria. Quindi tutte queste cose, voglio dire, è controllarle di continuo. Fa parte di me come una missione che porto avanti, un messaggio positivo cominciato dai miei nonni, portato avanti dai miei zii, tra cui da mio padre ovviamente, e portato grandemente avanti da me, che rappresento la terza generazione. Calendario di nomi. Ho dedicato, cioè le prime sei pizze, che sono pizze standard, che hanno nomi e sono fatte, che si ritrovano un po' ovunque, e poi ho dedicato 23 pizze, le prime due ai nonni, diciamo, ai nonni paterni che sono i fondatori, e poi le altre 21 a tutti i 21 nati della mia famiglia, della famiglia Sorbillo, tra cui pure papà. Un prodotto si sviluppa in tante facce, non è solo la faccia del pizzaiolo, ma dietro ci sta un esercito di persone vere e proprie, che non sono persone che lavorano solo nella pizzeria, ma che hanno collaborato alla nascita di questo prodotto. Noi dobbiamo partire dalla farina, perché noi, i popoli del Mediterraneo, usavano a mangiare un impasto fatto con acqua, farina lievitata, quindi focaccia. Focaccius, che indica cotta relativa al fuoco o sotto cenere. Noi dobbiamo partire dalla farina a percorrere questo filo conduttore, che è un filo bianco, è il filo della farina. Qual è la differenza tra un prodotto di largo consumo e il prodotto tipico pizza napoletana? Più che nel tipico, io dico nell'originale. Io credo che mettersi in questo campo vuol dire, nel mondo globalizzato, ritornare a riconoscere quali sono le nostre origini, quali sono i nostri modi di fare, come nascono i piatti, qual è il nostro lavoro veramente. Insomma, questi valori che fanno parte del mondo tradizionale, la pizza napoletana li esprime tutti quanti. E dico, per fortuna, noi facciamo la farina come la facevamo tanti anni fa, non abbiamo mai cambiato il modo di farla. Allora noi siamo artigiani, perché non c'è un know-how industriale che noi possiamo replicare con tanta facilità, c'è un know-how che abbiamo noi come, diciamo, famiglia di storico, di conoscenza dei grani, conoscenza dei terreni che poi, diciamo, che coltivano determinati grani, abbiamo la conoscenza di che cosa vuol dire un impianto fatto in un certo modo. Quindi è chiaro che tu, quando lavori con la natura, purtroppo non ti puoi fermare a comprare il grano solo in Italia, perché se quest'anno in Italia, come è stato l'anno scorso, c'è una siccità molto forte, all'improvviso la pioggia, tu non hai il grano che ti consente quella qualità dell'impasto che poi alla fine, diciamo, come dire, ti serve per produrre una buona pizza. Io credo che il futuro sia segnato da aziende del nostro settore in cui io mi faccio la differenza, cioè l'industria sì, diventerà tale o rimarrà tale se saranno multinazionali, per cui il nostro prodotto non riusciranno mai a, diciamo, a seguire. Noi, diciamo, come azienda Caputo abbiamo deciso di prendere la strada più difficile per raggiungere i nostri obiettivi, cioè quello di fare tutto dalla natura, cioè utilizzare i grani con le loro caratteristiche, che ogni anno cambiano di qualità, cambiano di elasticità, di proteine, in funzione dell'andamento meteorologico. Alla base, diciamo, di tutta la nostra ricerca c'è l'identificare la materia prima nel mondo, che sia in Kazakistan, in Russia, in Italia, in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, noi ricerchiamo la materia prima. Quindi alla base di tutto la ricerca maniacale della materia prima, e non utilizziamo enzimi.
Poi abbiamo un controllo qualità molto molto efficiente e che controlla costantemente sia i campioni alle origini che quando la nave scarica verso i silos portuali. Terza fase, la trasformazione. Quindi tutto questo è sotto controllo e ad oggi diciamo i risultati ci hanno dato ragione, perché loro sono tutti contenti dovunque, in Giappone, in America, in Inghilterra, e persino sti napoletani. Ho scritto una cosa sul mio menù. Da sempre la pizza napoletana si fa con acqua, farina, sale e criscito o lievito. Niente di più, niente di meno. Ci vuole un pizzico d'amore. La mia pizza rappresenta me, quindi sono una persona che non è molto legato all'aspetto commerciale ed economico. Quindi che cosa succede? Deve avere i suoi tempi di lievitazione, deve avere 12-14 ore di lievitazione, deve avere un termine, deve avere che quando finisce, finisce. Conosco alcuni, alcune persone che io definisco assassini di pizze, no, alcuni pizzaioli assassini, dipende da come, che si permettono di fare delle pizze in mezz'ora di lievitazione. Quelle sono dannose sia al fisico, perché c'hanno delle lievitazioni forzate, e sono dannose alla nostra professione, alla professione di artigiani, al rispetto. Quando io spiego una tecnica, spiego un modo di tagliare la mozzarella in modo antico. All'epoca la mozzarella si tagliava quando entrava il cliente, perché sennò perdeva il latte, perdeva il sapore, perdeva il piacere. Adesso le pizze sono aumentate di numero e quindi si preferisce tagliarla a coltello. Però io non ritengo giusto tagliare, mettere una mozzarella in una macchina, significa violentarla. La bufala è arrivata in Italia, specialmente sulla piana del Sele, con i Longobardi. Ma era la stessa razza di questa qua? Questa poi è stata perfezionata e adesso si può chiamare, dopo tanti anni, bufala mediterranea. Qua a Pestum si celebra l'oro bianco, la mozzarella di bufala campana DOP. Questa è un'area storica di produzione, tanto è vero che le bufale vivono in questa piana del Sele da tempo immemorabile. Le testimonianze certe risalgono al 1700, dove tutti i grandi pensatori dell'epoca, venendo a fare una visita in Campania, seguendo i percorsi del Grand Tour, si fermavano a Pestum e lasciano testimonianze delle bufale che incontravano su questi territori. Questi ippopotami con gli occhi iniettati di sangue, come erano definiti da Goethe. Non ti colpisce subito il silenzio che abbiamo qui? Di solito quando si va negli allevamenti di mucche si sente sempre il muggito, le bufale no, muggiscono quando hanno qualche problema, ma quando stanno bene, come in questa azienda, sono calme e tranquille, sono animali domestici. Venivano utilizzati tradizionalmente per lavori di lavorare nei campi, per trainare l'aratro, ed erano una buona riserva di latte, soprattutto in zone come queste, dal clima umido, dove la vacca non poteva attecchire in maniera fruttuosa, le bufale garantivano una buona scorta di latte e di formaggio. Antiche testimonianze ci dicono che la bufala vivesse anche nell'antico Egitto per rifornire di burro e latte quelle popolazioni laddove il clima particolarmente umido e caldo non permetteva di far crescere altri tipi di animali. Ho avuto la prova di questa testimonianza grazie a una signora di origine egiziana, e nel momento in cui ho servito per la prima colazione del latte di bufala e del burro di bufala, ho avuto un'emozione, perché ricordavo i racconti del padre, proveniente dall'Egitto, che si era alimentato in giovane età con latte e burro di bufala.
Ah, perfetto, quindi siamo sempre nella dieta mediterranea, dovunque completamente giriamo ci troviamo sempre mediterranea. Al centro di questa grande storia gastronomica mediterranea. La mozzarella per me, ma non solo per me, per tutti chi la lavora artigianalmente, deve essere fatta una filatura a mano, senza poliovalenti, per avere un prodotto molto fragante, molto compatto e artigianale. Fermamente è mia intenzione lasciare con una filatura a mano, una cottura a mano, più che filatura a mano si chiama. Da quanti anni esiste questa azienda? La mia famiglia, diciamo che, dico proprio la parola come si dice, pestana di origine. È nata nel 1924, mio nonno già faceva allevatore di allevamento di bufali, da mio nonno, mio padre, e poi siamo arrivati i figli, che sarei io la terza generazione, e i miei figli è la quarta generazione. Ah, quindi i vostri figli è la quarta generazione? Che ci teniamo pure a questo territorio. Di salvaguardare questo territorio. Dobbiamo salvaguardare questo territorio, dobbiamo avere questi prodotti e difenderli fino alla fine. Allora ce lo prendiamo questo caffè con latte di bufala. Sì. Ok. Assaggialo e poi ci fai sapere com'è. Quindi per fare una pizza bisogna conoscere come si costruisce un forno, da dove proviene un pomodoro del Piennolo, che tempi ha di maturazione il pomodoro del Piennolo, che tipo di farina bisogna utilizzare, come è fatto un olio extravergine d'oliva della penisola sorrentina e non un altro olio, perché esistono queste differenze, perché i nostri nonni hanno usato quell'olio e non un altro olio di qualità. Questa è una delle cave di pietra di Massa Lubrense, però è rimasta questa lingua di bosco di olivi e di bosco di quercia che ha un microclima molto particolare e da qua è uno dei tre fondi dai quali facciamo una produzione di olio extravergine e in alcuni anni facciamo un olio extravergine DOP Penisola Sorrentina. Vuol dire che sono oli caratterizzati da un'assenza di difetti organolettici, quindi da un bel fruttato, da un bel sapore amaro, intenso e piccante in gola, che sono caratteristiche molto positive perché sono legate agli antiossidanti dell'olio. Qua abbiamo sempre un clima uguale, temperato tutto l'anno. Anche la notte, perché la notte la pietra si riscalda e cede lentamente il calore, per cui queste piante di olivo vegetano quasi tutto l'anno e danno un olio un po' più armonico, un po' più morbido anche. Morbido. Noi qua, e dopo tutto ciò che stiamo raccogliendo dall'albero a mano con l'agevolatore meccanico e che viene molito alle 5:30 di stasera, quindi entro un'ora perché dalla raccolta. Perché questi tempi così brevi? Perché le olive sono vive. Sono vive e sono frutti pieni d'acqua. Un'oliva contiene il 50% di acqua. Quindi circa. Se stanno in contatto tra di loro più di determinate ore può succedere un irrascidimento. Un irrascidimento e una fermentazione. I nostri consumatori, diciamo, dell'autoconsumo ricordano come un olio pregiato, quello di casa loro. E quello di casa loro è un olio sicuramente dolce, perché quanto più fai stare le olive, meno amaro è l'olio, perché le sostanze antiossidanti, quelle benefiche che danno. I radicali, i cosiddetti radicali liberi.
diventano radicali liberi, il gusto si ammorbidisce e l'olio sembra dolce. Invece è l'amaro che dà la caratteristica nutrizionale positiva all'olio. Quindi una pizza fatta con un olio di questa qualità è una pizza in cui gli antiossidanti, invece di distruggersi col calore, migrano e vanno a finire nel pomodoro, che li difende, diciamo. Le persone considerano l'olio qualcosa di aggiunta dopo, non qualcosa di primario nel piatto. Certo. L'olio non è un grasso, è un cibo. La DOP Penisola Sorrentina, su tutte le 37 DOP italiane, è uscita particolarissima, cioè nel gas cromatogramma si vede questo gruppetto di molecole che sono legate all'odore di rosmarino e salvia. Si chiama limonene questa molecola, è un terpene, e questo limonene è direttamente correlato a quello che gli assaggiatori professionali percepiscono come erba selvaggia, a volte salvia, a volte rosmarino, un'erba della macchia. Questo è un prodotto tipicamente vesuviano, è un pomodoro che viene coltivato qui dalla metà dell'Ottocento, è un pomodoro che può crescere solo qui in un certo senso, nel senso che negli anni è stato selezionato dagli agricoltori un pomodorino che riuscisse a crescere in condizioni di estrema siccità e che ha una particolarità, è molto dolce. Ha anche una buona acidità, quindi è speciale anche sul pesce. Ha una buccia molto spessa, essendo coltivato in terreni appunto che non vengono irrigati, perché non possono essere irrigati. Qui siamo a 450 metri sul livello del mare, quindi è difficile che vi sia la possibilità di avere dei pozzi o irrigazione. E si conserva naturalmente fino alla Pasqua successiva alla raccolta. E il modo tradizionale di conservarli appunto era intrecciarli in questi grandi grappoli, come stanno facendo Peppe e Vincenzo, quindi usando uno spago, legandolo a cerchio con l'ausilio di questo cavalletto, man mano si intreccia, poi si utilizza un filo di ginestra per mantenere serrato il pennolo e vengono appesi in locali asciutti, non umidi quindi, e ventilati. E l'usanza appunto era quella di conservarli tutto l'inverno e man mano che servivano in cucina andare lì a sgrappolare il prodotto per usarlo in cucina. You can have a taste of a little bruschetta. Tra un'oretta poi c'è qui un pizzaiolo napoletano che farà delle pizze fritte con il nostro pomodorino. Il Vesuvio è patrimonio mondiale dell'umanità, non a caso, insomma qui la civiltà è cominciata prima che arrivassero i Greci, insomma da prima di Cristo, per questo motivo, per tanti altri motivi, sicuramente siamo oggetto di interesse da parte di tutto il mondo. Nonostante tutto quello che ci inventiamo, nonostante la nostra disorganizzazione, nonostante tutti, ripeto, i nostri sforzi per disincentivare le persone a venirci a trovare, eppure da tutto il mondo continuano a desiderare di vedere Napoli, di vedere il Vesuvio, di vedere Pompei, di visitare questi luoghi dove è nata gran parte della storia della civiltà occidentale. Tuo nonno come si chiamava? Attilio. Ah. Io infatti porto il nome del nonno, perché di tradizione a Napoli si fa sempre così. Questo sta al centro storico di Napoli, sta a ridosso di Piazza Carità. Esatto. Che cosa è cambiato dalla pizzeria, dalle pizze dell'epoca ad oggi? Ma diciamo come qualità e come voglia di volerlo fare, penso che sia rimasto simile, uguale come c'era dal nonno, che la voglia di voler fare credo che è passata tra
dal nonno a mio padre, a mia madre e a me. Con i menù del nonno del 38. Ah, bellissimo! E quanto costava una pizza all'epoca? C'era l'inflazione? Costava una lira e 30, una lira e 20, dipende poi dal tipo di pizza. Sempre da mangiare sulla strada o al tavolo? Al tavolo. Una lira e 30. Dipende poi dagli anni, perché poi ci sta anche alcuni menù storici sempre che portava la pizza fritta speciale di 30 lire. Senti, come ripieni che preferisci? Il ripieno classico con il salame napoletano o la nuova generazione il ripieno con il prosciutto cotto? No, il più saporito è quello là con il salame napoletano. Con pepe o senza pepe? Con pepe ci vorrebbe anche la sugna, cosa che adesso non si fa più. Stiamo parlando sempre di questa pizza, ma facci una pizza, almeno mangiamo qualcosa. La giardiniera è fatta a forma di stella, 8 punte al centro la ricotta, al centro mozzarella, pomodorini e rucola. L'abbiamo scritta per far conoscere i nostri clienti, magari a quelli che non sono degli affezionati, che si trovano di passaggio, leggono questa scrittura e possono percepire quello che è stato, quello che è il nostro volere di ogni giorno, di lavorare con le stesse intenzioni con le quali è iniziato il nostro nonno, che è stato il capostipite, per cui noi abbiamo ereditato non solo la struttura in sé per sé, quanto proprio probabilmente la passione, che se non c'è la passione non puoi fare niente, qualunque lavoro. E alla fine ci siamo un po' divisi i compiti, ecco, mamma in cucina, cercando di proporre sempre piatti tradizionali della cucina della famiglia, pasta e patate, pasta e fagioli, le verdure cotte nei modi più tradizionali. E Attilio è il maestro pizzaiolo e io mi alterno tra l'accoglienza dei clienti anche come fornaio. Poi nel corso degli anni ho cercato di migliorare la mia professionalità. Ogni giorno apriamo la saracenesca con la stessa passione con la quale il nonno l'ha fatto nel 38. Preferisco servire la pizza con il vino, anche se nell'ultimo periodo ci sono delle piccolissimi birrifici artigianali anche qui in Campania. Il problema è un problema di digeribilità. Se noi facciamo un impasto che ci abbia una lunga fermentazione, poi aggiungiamo una birra o una bevanda gassata piena di anidride carbonica, la persona si sente gonfia. Allora un buon vino che ci abbia dei lieviti naturali vanno bene, dei vini come una falanghina, come un gragnano. La birra c'è al periodo degli anni 50, è arrivata dopo la guerra. Vendere la birra è più facile, basta andare là, aprire la birra e finire il discorso. Allora noi la pizza la mortifichiamo, diventa un prodotto massificato. Noi siamo nel comune di Pimonte. La sottozona Gragnano della DOC Penisola Sorrentina dà la possibilità di produrre questo vino con le uve di due comuni, il comune di Gragnano e il comune di Pimonte. Qua siamo in una realtà contadina, vera realtà contadina, dove alcuni principi anche spinti di moderna viticoltura non sono arrivati.
tante pratiche che ovviamente migliorano la qualità, ma hanno una base teorica molto forte. Qui invece siamo in una realtà molto più semplice. E la viticoltura è una viticoltura identica a 100 anni fa, a 200 anni fa. In questo vigneto dove ci troviamo adesso noi abbiamo delle piante di oltre 100 anni sistemate in una modalità, in un sistema di allevamento che è antico, che si è tramandato così naturalmente, senza nessuna sovrastruttura culturale dell'uomo, e dove alcuni principi, seppur diciamo giusti, non vengono applicati. E se ti posso dire, il fascino di questa terra consiste anche in questo, cioè l'idea, la filosofia che diciamo è alla base di tutto il nostro lavoro, è che tutta la moderna enologia, tutte le nuove conoscenze devono solo aiutarci a produrre il Gragnano così com'era, nel miglior modo possibile. In passato il concetto di selezione clonale non esisteva, ma non esisteva né dal punto di vista teorico né pratico. La varietà era una ricchezza. Quindi nei vigneti di una volta noi troviamo sempre un insieme di vitigni che concorrevano alla produzione del vino. Il Gragnano non fa eccezione. È un vino che è prodotto con 7-8 uve diverse. Tre sono note dal punto di vista ambelografico: il Piedirosso, lo Sciascinoso o Olivella e l'Aglianico. Poi ce ne sono altre di cui conosciamo i nomi locali, ma non ancora sono state catalogate. Si chiamano Surpegna, Suppezza, Castagnara, Sant'Antonina, Sauca, e tutte insieme concorrono alla ricchezza del Gragnano. Mio padre e mio nonno mi raccontavano che subito dopo San Martino si veniva nelle campagne di Gragnano per acquistare le botti di Gragnano nuovo, e puoi immaginare, venivano invitati a quella che oggi definiremmo una colazione di lavoro, insomma colazione proprio non era. Dopo aver mangiato e bevuto contrattavano il prezzo di acquisto delle botti, e quella è una scena alla quale avrei tanto voluto assistere. Dopo mangiato e bevuto tantissimo. Esatto, e dopo aver contrattato il prezzo caricavano le botti a spalla per portarle al camion più vicino e portarsele poi in cantina. La vendemmia a Gragnano viene fatta nel mese di ottobre, quindi quando si faceva questa traffica il vino non aveva ancora finito di fermentare. Era ancora in fermentazione, veniva quindi spillato nelle cantine napoletane frizzante. Gragnano è noto ed è diventato famoso come vino nuovo frizzante. E noi quando l'abbiamo ripreso 20 anni fa abbiamo assolutamente mantenuto questa caratteristica inalterata. Quando mi ricordo che intorno al 1990 si cominciava a parlare con i colleghi pizzaioli di fare una scuola di pizza napoletana, loro erano, avevano questa ritrosia, nel senso che dicevano, cioè noi che impariamo il mestiere agli altri si rubano il nostro mestiere. Io ho sempre pensato che un gioiello, perché la pizza napoletana è un gioiello, non bisognava che stesse chiusa in una cassaforte. La pizza napoletana in Giappone si può definire pizza napoletana, dipende dal valore aggiunto. Noi possiamo avere tutti i prodotti, possiamo avere tutte le attrezzature che andiamo a vedere, il forno e cose. Se noi non abbiamo la risorsa umana, società capitaliste, società evolute, con una crisi finanziaria globale, stanno ritornando ai prodotti che di qualità, che non hanno un costo eccessivo, che io non definisco prodotti poveri, ma prodotti popolari. Vai, forte, fiori. Mettimelo sopra. Ma chi non mai senti? Però il pesante, ho bisogno di capire, ora chi non mai, ma non ci ho sapere. Ma, fredda. Sì. Non so se mi stai sentendo.
Masa e Ciro stanno in una fase che loro non devono più utilizzare la bilancia per fare le bagnotte. Uno, due, uno, due. Questo devi chiudere. Ok, guarda me. Vai. Napoli に来たのは これが初めてです。 日本の本で sulla storia di pizza lui leggeva qualche libro in Giappone, quindi sapeva qualche cosina, però venendo qua, seguendo il corso di signor Renzo, ha capito tante cose in più. E日本で lui faceva pizzaiolo della pizza anda romana, però però com'era pizza, lui preferiva la pizza napoletana perché era più buona. Non devi mettere le mani qua, qua c'è il pomodoro, devi fare così. Ok. Come si chiama Carlo? Tornerà in Giappone direttamente e aprirà la sua pizzeria. Anche lui vorrebbe aprire la pizzeria sua in Giappone. Grazie. Le pizzerie naturalmente sono nate verso la fine del Settecento. Perché? Sicuramente la pizza è una vivanda, una pietanza che si consumava e si faceva già prima, però con caratteristiche diverse. La pizzeria nasce tardi, diciamo così, cioè quando già il prodotto si è consolidato, ha avuto una sua personalità e quindi gli esercenti, soprattutto i pizzaioli, hanno avuto un proprio riconoscimento, diciamo. Si parla di pizze già nell'antichità addirittura, ma sono pizze che non sono, sono focacce, non sono pizze. La pizza quindi nasce proprio verso la metà del Settecento, anche perché in quell'epoca viene utilizzato massicciamente il pomodoro. Si è stabilito che la pizza napoletana, diciamo quella verace, è fatta appunto con gli ingredienti poveri di una volta. Ho fatto una ricerca iconografica e non sono riuscito a trovare una pizzeria nell'Ottocento rappresentata. Ci stanno trattorie, taverne, ma non esiste una pizzeria. Mentre era diffusissima la figura dell'ambulante, del pizzaiolo ambulante. Ma il pizzaiolo ambulante non era un pizzaiolo, lo chiamavano il pizzaiolo, ma non era un pizzaiolo perché era uno che si riforniva dalla pizzeria e andava a vendere questa pizza a fette. Dall'Ottocento a oggi è cambiato ben poco, no? Si usa molto il lievito di birra, mentre prima si usava il crescito, cioè la pasta del giorno precedente, che veniva chiamata lievito madre, lo chiamiamo lievito madre. Mentre adesso con la pasta lievitata col lievito di birra ha una certa durata limitata, quella col crescito invece aveva una durata di 12 ore. Quando noi abbiamo iniziato a fare il discorso della disciplinare per salvaguardare la pizza napoletana, siamo partiti da due pizze che sono le più famose, la margherita e la marinara. Nel disciplinare, che è un disciplinare tecnico alla Comunità Europea, io ho inserito dei valori storico-culturali del luogo di riconoscimento dove nasce questo prodotto. Il problema è il nostro non perdere la storia di questo prodotto e diventa solo un prodotto commerciale con un marchio comunitario. Il riconoscimento dell'Unione Europea è un riconoscimento alla napoletanità di questo prodotto, che poi si sia alterato etnicamente negli altri paesi, naturalmente per ragioni etniche, quindi non ci sta niente da fare. Se uno porta qualsiasi prodotto in un altro paese subisce comunque un'alterazione, una trasformazione. Noi dobbiamo vendere la pizza napoletana come fotografia del territorio, come espressione del territorio salvaguardato da una legge europea. Il mio più grosso riconoscimento professionale è stato questo qua, che i francesi con la guida Michelin hanno riconosciuto la pizza piatto di eccellenza, piatto gourmet, un piatto locale che ha un consenso globale. Da quanto tempo avete questa azienda? Dal 1920.
Dove era situata? L'ha creata mio padre ed era situata a Napoli. Dal 1980 siamo in questa sede qui. Compriamo i componenti, motori, cinghie, cuscinetti a sfere. E noi la produzione vera e propria avviene qui in fabbrica. Adesso, anche se non potremmo, entriamo. Sono Franco Pepe, contitolare insieme a Nino e Massimiliano dell'antica pizzeria Pepe di Caiazzo. Appartengo a una famiglia di pizzaioli, siamo la terza generazione. Mio nonno ha iniziato negli anni 30 a panificare. Lui era un fattore, veniva ricompensato del suo lavoro con del grano che portava a macinare e, avendo sei figli, in quei tempi c'era la fame, iniziò a panificare. Poi ha proseguito con papà fino agli anni 60 e papà da allora, in questo sito dove oggi ci troviamo, l'antica pizzeria Pepe, ha fatto in modo di continuare l'attività trasmessa dal nonno. Ma è vero, voi fate ancora l'impasto a mano? Sì, purtroppo devo dire sì, perché è faticoso, voglio dire, però diciamo che ci hanno tramandato questo modo di lavorare la pasta, ancora fatta impastato a braccio. Il nostro impasto fatto a mano, fatto a braccio ogni mattina, e quindi con un occhio di riguardo alla sua lievitazione, quindi ci sono dei tempi da rispettare, delle temperature da controllare. Una cosa importante è che noi non facciamo degli impasti corti. A volte capita che, essendo in un paese di 5.000 abitanti, Caiazzo è un piccolo paesino dell'Alto Casertano, può capitare che i nostri clienti vengano fin qui sopra e non trovino il nostro prodotto a tarda serata perché è finito. Purtroppo non abbiamo una misurazione, però, perché facciamo tutto ad occhio. Vabbè, dettato dall'esperienza. Scusa, questo che cos'è? Questo è il criscito. Da quanto tempo ce l'hai sto criscito? Questo è da ieri. Buono. Tieni una bella forza. Tieni il sale. La classica impastatrice a bacio di tofano. Cioè, facciamo un prodotto di nicchia, cioè cerchiamo di fare un prodotto non per la massa, per persone che preferiscono il nostro prodotto fatto a mano, cioè, secondo regole antiche. Cerchiamo di mantenerlo con grossi sacrifici nel tempo, voglio dire. Ma io faccio una distinzione tra chi fa questo mestiere per soldi e chi lo fa per passione. Allora, chi lo fa per soldi, gli strumenti per fare subito e in fretta denaro con la pizza ci sono. Chi lo fa per passione mette un po' da parte questo obiettivo, questa finalità. Ha come obiettivo quello di portare avanti un discorso, come facciamo noi e come fanno tante altre persone. Poi la pizza deve essere una cosa non costosa, secondo me, deve essere una cosa per tutte le tasche. Poi ci sono pizze che possono costare di più, però la pizza base, la pizza margherita, la pizza semplice deve essere un prodotto per tutti. Da un po' di anni diciamo che la mia attenzione è rivolta soprattutto sulla ricerca della conoscenza delle materie prime che noi usiamo, dalla farina al pomodoro all'olio, quindi c'è sempre un percorso da fare per migliorare il nostro prodotto. Il nostro forno è un po'... ha qualche particolarità, un po' diverso dal forno classico napoletano, insomma. La bocca è un po' più alta e anche la volta sotto non è schiacciata, quindi diciamo che però è caldo. La temperatura
È caldo, sì, però dentro la temperatura non è molto forte, diciamo. Diciamo ammette qualche, ci vogliono qualche secondo in più per cuocere la pizza, però per la nostra pasta, che forse è un po' più pesante rispetto alla pasta normale, è il forno ideale. È chiaro, è sempre un forno per cuocere la pizza, non è proprio, voglio dire, non è un forno da pane, voglio dire, è un forno per la pizza, però ha qualche particolarità diverso dal forno classico napoletano. Da piccolo, quando avevo più o meno 13 anni, andavo con mio padre a vedere lui come realizzava questi forni. E di là è nata la passione per questo lavoro. Poi già mio padre, diciamo, lavorava con suo padre e anche lui, mio nonno, poi in effetti faceva questo tipo di lavoro, che all'epoca non era, diciamo, evoluto come adesso, ma comunque. In che senso non era evoluto come adesso? Perché prima le pizzerie erano di meno, adesso, diciamo, intorno alla pizza è nato proprio un discorso a livello di business. Le tecniche, le mie, sono sempre quelle antiche di mio nonno e non le cambio. Questo è il classico forno tradizionale napoletano, questo è. Io so con esattezza che praticamente un forno napoletano si può distinguere a palmi. Significa che anticamente si misurava proprio con le mani, diciamo, si misurava il forno e si misurava, diciamo, 4 palmi, 4 palmi e mezzo. Questo qua quanti palmi è? 4 palmi e mezzo questo. E in che corrisponde, in metri? In metri, diciamo, corrisponde a un 120 di diametro. Ogni diametro interno varia anche la misura della cupola. E questo, sinceramente, è un segreto che mi tengo per me. Penso che tu sappia che i primi a costruire i forni con la bocca centrale 2000 anni fa furono i greci. Che differenza c'è tra la costruzione di questo forno e il forno dell'epoca? La differenza sicuramente sarà pochissima, perché come vedi all'epoca veniva usata argilla per costruire mattoni e il pavimento del forno, anche adesso vengono usati gli stessi materiali. Alla fine la tecnica, diciamo, di realizzazione dei mattoni e del suolo è sempre la stessa. Diciamo, con questo tipo di lavoro sto andando a lavorare anche all'estero, tipo America, Giappone, Spagna, Londra. Carico tutti i materiali, perché io esigo che mi devo portare proprio tutti i materiali da Napoli, perché solo con i miei materiali io realizzo i miei forni. I mattozzi sono questo qui di Piazza della Borsa, che i fratelli arrivarono qui nel 1935, poi intorno al 40-45 esce fuori la figura di mio padre, che si avvale di un'esperienza da ristoratore, perché va a bottega d'arte presso un grande ristorante e lì forma una coscienza un po' diversa, ma impara il tedesco, impara l'inglese. Perché queste due lingue? Poiché nei locali pubblici si succedono le due armate, le truppe di occupazione tedesche, e mio padre giornalmente serviva il feldmaresciallo Kesselring. Noi parliamo della nostra famiglia, ma bisogna parlare di chi ha formato mio padre, che diventa anche ristoratore. Questa trasformazione di aggiungere alla pizza anche il ristorante è un fenomeno che avviene nel dopoguerra con gli americani. Quindi cambia la scena, arrivano le truppe di occupazione, le quattro giornate, i tedeschi vengono ricacciati e con le amlire si cominciano a comprare gli spaghetti per fare la ristorazione. E qualche locale di famiglia ha avuto anche lo strigaro, ha avuto il maître che si esponeva con la borghesia, con le comande in francese, perché alcune comande si facevano in francese, perché Napoli nel 700 e nell'800 non era seconda a Parigi, né per popolazione, né per eleganza e né per abitazioni. Aveva uno spaccato popolare un po' diverso, aveva i Lazzari, e per questione di ambiente non potevano esprimersi. Poi oggi, fortunatamente, col Novecento c'è stata l'istruzione di massa, c'è stata l'educazione diversa e il popolo ha avuto questo accesso ai locali pubblici, e la pizzeria è stato fondamentale, perché anche oggi, in un'epoca di recessione, la pizzeria è ancora quell'argomento comodo
per poter accedere in un locale pubblico. La napoletanità della pizza è costituita dalla peculiarità dei suoi prodotti, il pomodoro, ma è l'oro della nostra regione. E noi diventiamo maccheronari, come si evidenzia lì, quando il pomodoro diventa di uso di massa. E non mangiamo più foglie e non mangiamo più pasta bianca, che prima la cucina per 20 secoli era arte bianca. Questa foto è l'espressione della cucina popolare ambulante di strada. La pizza si diffonde dopo come colazione alla forchetta, perché acquista gli spazi e il riconoscimento. Questi sono due momenti epocali che sono dimostrati, eccoli qua. È un'emancipazione della società, perché il Novecento è il secolo della trasformazione, con il lavoro, con l'industria, col socialismo, con tutte le forme di riconoscimento per le masse. Quindi la pizza è anche un riconoscimento politico. Facilmente, con delicatezza, lo condiamo con dei prodotti molto semplici, di altissima qualità, di tutti gli amici che conosciamo benissimo: l'olio letore, la mozzarella di bufala di Barlotti, i pomodorini del Piennolo di Casa Barone, il basilico, pecorino, tutti quanti possono pensare che sia una sciocchezza questa pizza, ma che sia una cosa molto semplice, ma in realtà per gli ingredienti che la compongono e per la storia che c'è dietro è un sogno. Salvatore Di Giacomo diceva: il sole nel piatto. Allora, la magia si avvera in 40-60 secondi. Ci commettiamo?